Incidente tra Valle Foglia e Petriano, morta automobilista. Terremoto nella sanità pesarese, dopo la direttrice generale si dimette anche il direttore sanitario. Le spiagge pesaresi si preparano all'estate anticipata. Valle Foglia-Ucchielli punta al terzo mandato per nuovi progetti. Festa al tennis Club Baratov con la Coppa Davis. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo Serale di Rossini News. Telegiornale di martedì 16 aprile che purtroppo dobbiamo aprire con una tragedia stradale, un incidente mortale avvenuto nel pomeriggio fra i territori comunali di Vallefoglia e di Petriano. Una donna alla guida di un'auto è deceduta dopo una collisione con un autocarro. Nell'impatto l'auto si è incendiata e la donna ha perso la vita. Sul posto nel pomeriggio vigili del fuoco, polizia e 118 per la ricostruzione di un incidente avvenuto sulla statale Urbinate fra Cappone e Gallo di Petriano. La strada è stata anche chiusa al traffico per diverso tempo col personale Anas che ha deviato il transito dei mezzi su Colbordolo e Talacchio. E rimanendo in tema di sicurezza stradale, venerdì 19 aprile nelle strade pesaresi ci sarà una forte intensificazione dei controlli di polizia stradale mediante l'utilizzo di autovelox e telelaser di ultima generazione nell'ambito della campagna Speed Marathon, ovvero iniziativa europea di sensibilizzazione contro l'eccesso di velocità. Controlli che a Pesaro si sono già intensificati lo scorso weekend, quando sono state controllate 265 persone, contestate 63 multe, rilevati 6 incidenti, ritirate 5 patenti ed ecurtati 137 punti. Nei controlli sono risultati positivi all'etilometro anche 3 neopatentati. Lasciamo la cronaca e ci occupiamo ora della sanità pesarese che in pochi giorni ha visto decadere dall'incarico sia il direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale di Urbino sia il direttore sanitario. Dopo le dimissioni e il prepensionamento della dottoressa Nadia Storti annunciate venerdì dopo 11 mesi dall'inizio dell'incarico, si dimette infatti da direttore sanitario anche il dottor Edoardo Berselli che dal prossimo mese di maggio è destinato a lasciare l'incarico di numero 2 della sanità pesarese. Un incarico che ricopriva dal 2016 con Marche Nord diretta da Maria Capalbo. Il medico resterà nell'azienda come capo dell'unità operativa qualità, accreditamento e formazione. Nelle ultime ore sono arrivate forti critiche dall'opposizione in Consiglio regionale e dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci per una situazione di gestione sanitaria sempre molto complessa. Dai medici alle infrastrutture, fra i temi della sanità c'è anche il nuovo ospedale di Muraglia. Resta incerto al momento il futuro dei reparti che dovranno traslocare dall'attuale nosocomio. Il cronoprogramma di realizzazione del nuovo ospedale di Muraglia prevede il trasloco entro settembre dei servizi sanitari che insistono sull'attuale nosocomio, in particolare quella Cittadella della Salute Mentale che conta circa 100 posti letto fra RSA Tomasello, Centro di Urno il Gabbiano, una struttura residenziale riabilitativa e due comunità protette maschile e femminile. Strutture sanitarie che ancora non hanno una destinazione di trasloco dopo che lo scorso 28 febbraio è scaduto il secondo avviso pubblico per cercare spazi idonei, una situazione incerta sollecitata da interrogazioni in Consiglio regionale di Andrea Biancani. Oggi a Muraglia è presente una vera e propria cittadella della salute mentale con oltre 100 posti letto e ad oggi a pochi mesi non si sa dove verranno trasferiti questi servizi. L'Ast ha fatto un ultimo bando che è scaduto a fine febbraio e quindi oggi è passato oltre un mese da quando è scaduto l'ultimo bando che doveva verificare sia chi doveva gestire questi servizi sia dove, saranno, dove andranno trasferiti questi servizi e purtroppo ancora non si sa nulla. Biancani sollecita soluzioni circoscritte al territorio pesarese. Dal mio punto di vista deve, questi 100 posti di letto devono rimanere nel pesarese, sia per motivi di comodità per, per i medici, sia per le famiglie, ma soprattutto per le persone eh, che sono attualmente ospitate, ricoverate in questi centri, perché comunque hanno, hanno, come dire, hanno bisogno di essere appunto, integrati in un contesto urbano. Ho anche suggerito alla regione di verificare con Garantara. Non sarebbe una soluzione ottimale perché comunque non è proprio vicino a un centro abitato ma non è neanche così pure, pure così lontano. Garantare attualmente è una struttura che non è completamente utilizzata e potrebbe essere una buona soluzione, anche perché è di proprietà di, diretta dell'Aste e quindi dico perché no pensare di rivedere fare un progetto su Garantara dove creare lì una vera e propria cittadella della salute mentale. La scorsa settimana avevamo mostrato il presidio di Europa Verde all'esterno del tribunale di Pesaro a sostegno del politico Gianluca Carrabs che doveva rispondere all'accusa di diffamazione da parte dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli inerente all'interno di una delle esternazioni pubbliche di Carrabs contro il progetto della discarica di Riceci. Il tribunale di Pesaro ha ora rigettato la querela per diffamazione dopo che anche la procura ne aveva chiesto l'archiviazione. In questi ultimi giorni è un mese di aprile con temperature più simili a quelle di luglio, una situazione che ha fatto prendere d'assalto le spiagge pesaresi soprattutto la scorsa domenica, spiagge che dunque si preparano ad una stagione che dovrebbe partire in anticipo. L'ondata di caldo anomalo di aprile ha lasciato alle spalle un weekend di spiagge pesaresi prese d'assalto in anticipo sui tempi. Ora arriverà un calo fisiologico di temperature, ma le attese per un'estate calda e precoce porta già gli stabilimenti balneari ad anticipare la disposizione di ombrelloni e lettini, ma soprattutto di servizi bar e ristorazione. Gli stagionali vanno molto bene, abbiamo diverse richieste anche per ombrelloni nuovi, soprattutto nelle prime file, invece dietro, diciamo più verso il bar dove sono tutte le compagnie siamo già pieni. Eh, domenica si è lavorato parecchio, abbiamo il ristorante praticamente tutto pieno, visto il caldo eccezionale del, per il periodo. Eh, siamo molto contenti, siamo stati molto contenti. Quest'anno abbiamo deciso di rifarci il look, quindi partiremo. Tempo permettendo questo weekend, se no saremo operativi per il 25, tutto il ponte del 25 e 1 maggio con la cucina aperta, il bar aperto Abbiamo organizzato anche dei pomeriggi danzanti con musica aperitivi e tutto quello che concerne il ponte dal 25 al 1 maggio. Adesso andranno giù le temperature questa metà settimana, tra domani e domani l'altro, e ci prepareremo per la solita apertura, noi come tutti gli anni, il 25 aprile. O che sia bello o brutto, noi comunque sia per il 25 siamo già quasi operativi col bar-ristorante, qualche lettino in spiaggia e attendendo le belle giornate, un mare abbastanza acquieto per poter spianare le ultime dune di sabbia rimaste per iniziare con le misure dai, per, per, per gli ombrelloni inizio stagione. Pensiamo di cominciare ad allestire con i pali degli ombrelloni verso il 25 fine aprile, 10 maggio sicuramente avremo già gli ombrelloni, sicuramente la spiaggia sarà... Praticamente a posto per la metà di maggio, 20 maggio al massimo. Alte temperature di aprile che fanno da preludio ad un'estate che potrebbe essere molto calda e molto lunga. Le stagioni sono cambiate, lo sappiamo tutti, bisogna essere fortunati e sperare che, che non fa questi caldi eccessivi per poi ritrovarci venti forti che in, un, in una mezz'ora guastano tutto speriamo che fa una, una stagione bella come, come le ultime passate probabilmente quest'anno sarà una stagione soprattutto calda perché se aprile così probabilmente sarà una bella stagione speriamo che sia si prodicherà anche per settembre ottobre che comunque sono due mesi ormai estivi quindi è bello anche, è buono, bello soprattutto che si possa venire al mare così da poter allungare la stagione. E c'è pure curiosità per capire anche se l'effetto capitale della cultura si avvertirà anche nell'affluenza in spiaggia. Lo vedo anche dal movimento che c'è in centro città, c'è movimento molto più dell'anno scorso, sicuramente ci sarà tanta più gente nei prossimi mesi e speriamo che, di lavorare ancora di più. Insomma. Anche se qui sotto monte non ci sono alberghi alle spalle, che quindi magari possono attirare un po' di clientele, però eh, pesaro c'è tanta gente, c'è una ciclabile fantastica che richiama tantissima gente, quindi sono, sono ottimista. Spiagge che in primavera sono anche alle prese con il reperimento non sempre facile del personale. Io mi considero fortunato perché eh, gran parte della squadra di quest'anno è la stessa dell'anno scorso, quindi è un personale collaudato. Di fiducia e eh, va bene così. Però c'è sempre insomma no, il rischio di, eh, di cambiamenti dell'ultimo minuto, non è facile trovare personale qualificato, non è facile trovare persone, specialmente ragazzi, che hanno voglia di lavorare. Questa è un po' una problematica non solo mia ma di tutti quanti. La difficoltà è nel trovare persone che hanno esperienza, ecco, sì, questo sì. E... Purtroppo di questo ne siamo carenti, ma abbiamo tante persone che hanno portato curriculum, che vorrebbero provare, comunque fare chi barista, chi cameriere, chi anche aiuto cucina, pizzaioli invece è molto 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 difficile trovarli. Ed ora la politica con la marcia di avvicinamento verso le elezioni amministrative che oggi ci porta a Vallefoglia per la inaugurazione della sede elettorale per la candidatura al terzo mandato da sindaco di Palmier Ucchielli. Vallefoglia al centro per fare ancora meglio e di più. Nella campagna elettorale per il terzo mandato di Palmi Rucchielli, la centralità acquisita da Valle Foglia è il punto focale di una ricandidatura che aggiunge il carico di voler proseguire l'elenco di progetti realizzati e dare corpo a quelli avviati. Temi che Palmi Rucchielli ha sviluppato sabato al taglio del nastro della sua sede elettorale di Montecchio, sostenuto nell'occasione anche dalla consigliera regionale Michaela Vitri e dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Una partenza all'insegna della riflessione sulla quantità di progetti realizzati, destinata ad allungarsi in caso di terzo mandato. Sì, io sarò rieletto sindaco di Valle Foglia per i prossimi cinque anni, è chiaro per chi mi conosce che Valle Foglia avrà sempre più peso avrà sempre più peso nel rapporto con la Regione, con lo Stato. Abbiamo un bel rapporto perché un investimento, che ho firmato l'altro ieri col Presidente della Giunta regionale di 11 milioni di euro su un trasporto rapido, Valle foglia a pesero, non è che capita tutti i giorni come capita tutti i giorni la presenza del Presidente della Repubblica, come non capita tutti i giorni la presenza dei Ministri, insomma tutto quello che abbiamo fatto che dà un ruolo unico nel suo genere in una città che non era conosciuta perché derivava dalla fusione dei due ex comuni. Mobilità sostenibile, servizi, istruzione, parchi, impianti sportivi, questi progetti già finanziati e pronti a essere messi a terra. Il rafforzamento, già finanziati, iniziati i lavori del nido a pian del bruscolo con altri 60 posti al nido, un nido unico che passa da 120 ai 180 posti. Gli obiettivi futuri sono quelli di un parco fluviale lungo l'asta fluviale del Foglia, che era già previsto, ma che comunque intendiamo portare avanti. Un parco nel centro di Bottega, recuperando tutta la parte boschiva, un parco Sant'Angelo a, Monte, a Montefabbri nell'area dell'ex eh, dell campo sportivo. E poi eh, diciamo e questo investimento, che è un investimento molto grosso, che però guarda al futuro, alle nuove generazioni, che è il di G, che porteremo con un investimento di 2.400.000 euro a eh, diciamo 1.500 posti e 10 metri per far giocare la pallavola, la pallacanestro a livello nazionale qui a Vallefano. Progetti per guardare alle nuove generazioni in una città che si sviluppa trainata dalle sue attività produttive che va veramente un grazie alle nostre imprese, perché Valle foglia in controtendenza con le nascite e quindi perché ci sono i servizi. E stiamo lavorando per avere delle imprese che costruiscono le case e quindi penso che sarà un futuro ancora più forte, ancora più radioso, ancora più centrale, ancora più considerato nel panorama provinciale, regionale, nazionale ed europeo, questo credo che le nostre imprese hanno già una dimensione europea ed internazionale e noi ringraziamo anche i cittadini che ci hanno aiutato a governare e governare bene questi dieci anni e se lo vogliono continueremo a governare ancora meglio anche per i prossimi cinque anni. In occasione delle celebrazioni del 250 anniversario della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle Pesaresi hanno incontrato oggi gli studenti del Liceo Artistico Mengaroni. Ad introdurre l'incontro il colonnello Paolo Brucato, comandante provinciale della Guardia di Finanza, che ha allostrato agli studenti i compiti attribuiti al corpo, quale forza di polizia e competenza generale in materia economico-finanziaria impegnata nel contrasto all'evasione fiscale, allo sperpero delle risorse pubbliche, alla criminalità e alle altre forme di illegalità. E poi ancora una dimostrazione d'indagine a contrasto alla contraffazione dei marchi e gli utilizzi delle unità cinofile. Il territorio di Pesaro e la provincia ricordano Luigi Guidi nel bicentenario della sua nascita. Guidi, nato a Sant'Angelo in Lizzola l'11 maggio 1824, fu il fondatore dell'Osservatorio Valerio di Pesaro e si distinse per i suoi studi agronomici e di meteorologia. In occasione dei 200 anni dalla nascita, l'Archivio di Stato, l'Accademia Agraria, la Fondazione Clima e Sostenibilità e la Società Pesaresi di Studi Storici promuovono dunque una serie di manifestazioni e appuntamenti dedicati alla figura di Guidi, agronomo, meteorologo, scienziato e intellettuale insegnante. Si comincia giovedì dalle 9:17 con una lunga giornata di studi a Palazzo Montani Antaldi. E sabato 20 aprile alle ore 21 ci sarà a Pesaro Ron, uno dei più importanti amati cantautori italiani, protagonista indiscusso della musica d'autore che giunge al Teatro Rossini per playlist Pesaro rassegna Proposta da Amat con un nuovo live, uno spettacolo musicale originale, dal titolo Eloquente al centro esatto della musica. Titolo che riprende l'incipit di uno dei suoi tanti successi e che descrive lo stato di grazia che l'artista sta vivendo anche in questo 2024. Nel progetto 50x50 50 capitali al quadrato di Pesaro 2024 si è appena entrati nella settimana di Serra Sant'Abbondio, archiviata domenica la settimana da capitale della cultura di Cagli, che però lascia in eredità fino a giugno una mostra unica nel suo genere allestita a palazzo Tiranni Castracane. Sì. La settimana da capitale della cultura di Caglia appena conclusa lascia in eredità al dossier di Pesaro 2024 la mostra personale di Giovanni Termini Come la metti sta, visitabile fino al 30 giugno negli affascinanti spazi del Cinquecentesco Palazzo Tiranni Castracane. Si tratta di una mostra che presenta una selezione di opere scultoree in un percorso espositivo che segue le coordinate che orientano il programma di Pesaro 2024, ovvero il rapporto tra arte, natura e tecnologia. Il lavoro di Giovanni Termini, in qualche modo, segue ehm, le tre eh, direttrici che sono state caratterizzanti del dossier di Pesaro. Arte, natura, tecnologia. Il lavoro di Giovanni Termini, uno scultore che è stato molto vicino negli anni alla grande figura di Eliseo Mattiacci, uno dei più grandi scultori del Novecento italiano, originario di Cagli, segue esattamente queste linee. Il lavoro di Giovanni Termini è un lavoro che in qualche modo invoca un'idea di arte, di natura e di tecnologia, un rapporto tra questi tre elementi che sono molto forti e che ritroviamo nella mostra, ma soprattutto si crea un dialogo straordinario tra questo palazzo che in disuso da qualche anno mostra i segni del tempo, mostra le sue strutture, esattamente come il lavoro di Giovanni Termini mette a nudo la struttura delle cose. Invoca questa idea del lavoro, del cantiere, ehm, eh, del palinsesto, della trasformazione. Dunque, è veramente un'esperienza straordinaria questa mostra in questo palazzo, in questo momento così importante per il territorio, che ci fa sentire tutta la potenza e la forza attrattiva della cultura nelle Marche. Siciliano ma cagliese d'adozione, Giovanni Termini si colloca in una traiettoria della scultura contemporanea italiana che parte da Lucio Fontana fino all'esperienza dell'arte povera. Le sue creazioni sono permeate da un vitalismo materico fondato sul reimpiego e la rielaborazione di oggetti prelevati dalla realtà, configurandosi come manufatti che rivendicano esplicitamente una tecnologia di esecuzione. Il tutto in un rapporto affettivo ed emotivo con la realtà di Cagli. È uno di quei luoghi che mi ha sempre affascinato in più. Nel 2001 Eliseo Mattiacci mi chiese un'opera per il, la collezione d'arte contemporanea al Torrione, che ospita quindi anche nomi importanti come Cunellis, come Paolini, come Paolo Icaro. Allora, sono tutte opere che più o meno partono da, da, dal 2015. A parte l'ultima, che è l'opera che porta il titolo della mostra, come la metti? Sta, ed è un'opera invece che ho fatto recentemente grazie alla collaborazione con eh, l'azienda Cariagi, con l'azienda di filatura Cariaggi per il Cascimil, eh, che mi hanno sostenuto e supportato per questo progetto, chiaramente insieme al Comune di Cagli e a, e a Pesaro 24. La filatura Cariaggi è orgogliosa di aver sostenuto e supportato l'artista eh, Giovanni Termini in una mostra di arte contemporanea. Giovanni Termini attraverso la scelta di alcuni materiali dell'azienda ha realizzato un'opera di arte moderna dedicata anche alla filatura e al territorio di Cagli. Pertanto lo ringraziamo e siamo veramente contenti di questa iniziativa. E dall'arte passiamo alla musica popolare, quella proposta dalla quindicesima festa della fisarmonica che si terrà come ogni anno alla Giara, appuntamento per giovedì a partire dalle 20. Taglia il traguardo della quindicesima edizione, la festa della fisarmonica, che giovedì 18 aprile torna al Ristorante La Giara di Santa Maria dell'Arzilla con una rassegna nazionale in grande stile nel solco dell'anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Un'emozione importante perché comunque è nell'ambito peso capitale della cultura 2024, per cui ecco rispecchia un pochettino, rispecchia, rispecchia diciamo tantissimo la cultura della fisarmonica inerente e va a braccetto con, con la cucina, con, comunque con quello che cucineremo poi quella sera lì, perché comunque diciamo dell'arte contadina, no? la fisarmonica è uno strumento antico, è uno strumento popolare, per cui ecco rispecchia le buone tagliatelle, buona un buon coniglio in porchetta come si faceva una volta, perché comunque è nata un po'. Sostanzialmente la Zara, la fisarmonica è nata un po' da lì, spostare due seggiole, spostare i tavolini e mettersi in pista con uno che strimpelava la fisarmonica e si ballava fino a tarda notte. Siamo partiti diciamo da, da nulla, da... ci è venuta questa idea essa arrivare qui alla quindicesima e a pensare che già da due settimane tutto tutto soldato il ristorante. Ci fa solo che è immensamente piacere. Anche quest'anno abbiamo una, un cast di, di fisomonicisti veramente eccezionali, vengono da tutte parti d'Italia, eh, fisomonicisti che, che diciamo, eh, spaziano dai vari generi musicali, dal, dal, dal popolare, abbiamo al, al jazz, al varietà, eccetera. Sono 22 addirittura. Quest'anno abbiamo addirittura, ci hanno addirittura chiamato alcuni artisti perché ormai dopo 15 anni ecco, la, la cosa. Piace, sanno che c'è un bel riscontro, un bel eco, per cui ecco, veramente siamo felicissimi. La festa della fisarmonica, sostenuta dal contributo di Banca di Pesaro, sarà condotta da Francesca Guidi e Gian Piero Vincenzi alla presenza dei migliori interpreti della scena musicale nazionale della fisarmonica e della musica popolare. Dalle presenze straordinarie del re del Liscio, Mirko Casadei a Lucas Bardella dell'Orchestra Rai di Sanremo. Dall'ospite d'onore Massimo Tagliata a Roberta Cappelletti, passando per Emanuele Alberti, Luca Palazzi, Davide Salvi, Giacomo Rotatori, Matteo Tortora e Giordano Giannarelli. Oltre a, a tutta questa, questa bella. Vetrina, abbiamo anche all'interno della e dal locale, abbiamo delle esposizioni di fisarmoniche, visto che no, le, siamo nelle Marche, eh, Castelfidardo è la capitale della, della, della fisarmonica: abbiamo Stocco, Coperfisa, Marchi, More, eh, Scusi Moreschi, Brandoni e anche Mengascini eh, per concludere il, il, tutto questo, questo programma. E io penso che, già lo dico adesso, siamo abbastanza soddisfatti, anzi direi soddisfattissimi, perché insieme ai, ai gestori della della Giara, Agriturismo La Giara, e qua di Santa Maria della Zira eh, abbiamo un sacco di prenotazioni, per cui il cibo, il buon cibo, oserei dire, legato anche alla cultura, alla, alla fisarmonica, soprattutto, è un connubio vincente. Da domani la Coppa Davis vinta dall'Italia si sposterà dalla città di Pesaro a quella di Macerata dopo che è stata nel nostro territorio per quattro giorni e che ieri è stata protagonista di una vera e propria festa al Tennis Club Baratov. Festa al Tennis Club Baratov che in questi giorni ha avuto l'onore di esporre nella sua bacheca trofei la Coppa Davis vinta da Sinere Compagni Azzurri a Malaga dopo 47 anni di attesa. Un trionfo che la Federazione Tennis e Padel sta celebrando con un tour per le regioni italiane che da venerdì scorso ha toccato Pesaro. Prima a Casa Rossini per poi spostarsi in quel circolo che ha ospitato un match di Coppa Davis in ben tre edizioni. Grandissimo onore, ma anche orgoglio, partecipazione. Lo potete vedere dal numero di persone che da ieri fino ad oggi praticamente ha riempito il circolo. Persone che non avevamo mai visto e di conseguenza proprio vuol dire che c'è un interesse vero nei confronti di quest'icona icona mondiale che è la Coppa Davis in assoluto, quindi, mh, qualcosa di estremamente coinvolgente da un punto di vista emotivo ma anche, come posso dire, trascinante nei confronti dello sport. Pizza era una città che meritava questa, questa possibilità perché è una delle poche città in Italia che ha ospitato ben tre edizioni della Coppa Davis. Quindi, è una città che vive di sport, è una città che ha cultura di sport, è una città che negli ultimi anni ha dato tanto anche al tennis. Non solo marchigiano, ma nazionale e internazionale, è una città che in questo momento ha forse il prospetto in assoluto migliore rispetto agli Aniclino del tennis italiano. Quindi ci auguriamo che oltre a vederla qui, un pesarese possa essere protagonista di future vittorie. Da Sinner fino al pesarese Nardi, le nuove leve stanno dando enorme prospettiva al tennis nazionale. Sì, perché quando vince un giovane io penso che sia di stimolo un po' a tutti i movimenti sportivi e così come Yannick Sinner in questo momento è lo sportivo in assoluto, numero uno per quanto riguarda l'Italia a livello mondiale, quello che è stato per qualche tempo fa. Alberto Domba per lo sci piuttosto che Valentino Rossi, io penso che Yannick Sina in questo momento sia lo sportivo in assoluto in prima vista per tutto quello che è il movimento mondiale. E Di qui sono sicuro che Luca Nardi, se con, che io ripeto sempre grandissime capacità e possibilità, oltre che un grande talento, possa anche eguagliare quelle che possono essere state e saranno i successi di Yannick. Da mercoledì il trofeo continuerà il suo viaggio da Pesaro verso Macerata. Intanto il Circolo Baratov sogna di raccogliere altri match di Coppa Davis. Si dice che non c'è due senza tre, ma spesso se arriva anche il 4 sarebbe la cosa migliore. Noi abbiamo già ospitato tre volte a Pesaro la Coppa Davis, probabilmente, visto che le edizioni passate sono andate benissimo, sia come risultato che anche come partecipazione di, eh, di pubblico, probabilmente succederà ancora. Me lo auguro di cuore, con Yannick che seguo anch'io da quando praticamente aveva cominciato a prendere l'archetta in mano, ma soprattutto Luca che ho visto crescere proprio giorno dopo giorno all'interno della nostra struttura. E si conclude qui il nostro appuntamento dedicato all'informazione di Rossini News. Però, continuano gli spazi informativi sul nostro canale 80, subito dopo il TG alle 20. Rimarremo di nuovo a parlare della settimana da capitale della cultura di Cagli. Settimana che ha anche dato vita a un nuovo gemellaggio, quello tra la città di Cagli e la città cinese di Longchuan. Ne parleremo questa sera alle 20, appunto, subito dopo il nostro telegiornale. E poi il martedì sera è la serata di amministrando il nostro format di avvicinamento alle elezioni amministrative di giugno. Parleremo oggi della città di Pesaro, lo faremo con Andrea Nobile che è assessore comunale al bilancio nonché esponente del Partito Democratico e l'esponente di Fratelli d'Italia di Pesaro Luca Pandolfi, questa sera alle 21.20 con amministrando condotta da Antonio Astuti. E sarà invece condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi la rassegna stampa di domani, mercoledì 17 aprile. Buongiorno Rossini, che come sempre vi dà appuntamento in diretta domani a partire dalle 7.20. Si conclude invece qui il nostro spazio informativo serale di Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.